Rosso Petrolio è il nome del progetto musicale ideato da questo ragazzotto che si chiama Antonio Rossi. Lui è di Roma, è chitarrista, cantante, ha studiato al Conservatorio Santa Cecilia, ha vissuto a Londra e ha studiato musica a Londra per circa un anno, sta continuando a studiare, sta continuando sulla strada della formazione e nel frattempo dà sfogo alla propria vena artistica scrivendo le sue canzoni. È in uscita prossimamente il suo primo EP e questa sera ci canta Oscar Raffone, giusto? Di Pino Daniele, e poi un tuo brano che ci presenterai anche tu dal titolo Effetto Farfalla. Rosso Petrolio. Sa, buonasera. Oscar Raffone, Oscar Raffone, ogni scarafone è bello mamma soia, ho scoperto che Pasquale forse è nato a Cefalù, si è sposato a nove trade, è un bravo elettricista, fuma poca ascolta e pure. Oscar Raffone, Oscar Raffone, è bella mamma soia, accidenti a questa nebbia, te sei Andrea Laura, questa lega è una vergogna, noi crediamo alla cicogna e corriamo da mamma, ma oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, se non chiami ho un nodo in gola. Oggi è sabato, e forse è un giorno speciale. Oggi è sabato. Oggi è sabato, meno male. Dai dai da, da da, dai dai da, da da, dai dai.
Grazie. Dopo questo omaggio a Pino vi faccio un pezzo mio che appunto uscirà in questo EP che ho registrato da poco e che tra poco uscirà appunto, che si chiama Effetto Farfalla. Sarebbe meglio se fossimo innocenti, o quantomeno un po' meno colpevoli, che siamo figli di chi ci lasciamo alle spalle, chi ci rimette la pelle per un difetto della memoria. Sarebbe il caso di accendere il navigatore, quanto ci vuole ancora per arrivare a questo dolore. Ma tu non crederti speciale, qui non sei l'unica ad avere il mal di macchina. Sarebbe bello cavarsi gli occhi e poi disperderli nel mondo, ma darli a vedere se c'è veramente qualcosa che valga la pena vedere, oltre il capolinea dell'autobus e l'aeroporto e la tangenziale. E ho già parlato col mio fegato, dice che puoi rimanere, ma te lo devo dire, qui non c'è più petrolio da offrirti da bere. Solamente a intermittenza, come semafori di notte, e ti hanno dato il ruolo da protagonista nei film che mi faccio in testa. E ti spaventano anche i cani, ma saprei farti accarezzare. Abbiamo da ascoltare un altro mese ancora e poi non farci più trovare. Su uno schermo senza audio e potersi poi doppiare, così da scegliere con cura le parole. Le parole E ho già parlato col mio medico, non ti dovrei più vedere, ma ecco un'altra farfalla che torna a fine giornata, se l'è cavata.